Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di melanoma e per farlo siamo in collegamento con la dottoressa Eleonora Nacchiero, che è chirurgo plastico presso il Policlinico di Bari. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Grazie dottoressa per essere qui con noi. Quindi che cos'è il melanoma? Il melanoma è un tumore maligno, soprattutto in alcune varianti, che nasce a partire da alcune cellule dette melanociti, che sono delle cellule specializzate nella produzione del pigmento melanico. È un tumore molto aggressivo che però, se diagnosticato precocemente, può essere curato in maniera assolutamente eccellente. Meno male, dottoressa, quindi se preso in tempo può essere curato. Quali sono le persone più a rischio di sviluppare appunto un melanoma? Sicuramente la gente con un fototipo chiaro, quindi le persone con i capelli chiari, biondi o rossi, con gli occhi azzurri e le lentiggini, sicuramente sono a rischio più alto di sviluppare il melanoma. In realtà questo rischio è anche maggiore in quelle persone che hanno una tendenza a scottarsi piuttosto che ad abbronzarsi quando si espongono al sole. Il melanoma può colpire però un po' tutti, comprese anche le persone di colore, e può essere diagnosticato anche in segni anatomiche che non sono direttamente colpite e coinvolte, diciamo, dalla esposizione solare. Fattori di rischio, vi ricordo anche l'esposizione a lampade abbronzanti, che ad oggi sono considerati veramente cancerogene, al pari della sigaretta per l'insorgenza del tumore del polmone, e il cui utilizzo è vietato nei giovani al di sotto dei 18 anni. Dottoressa, quali sono i nei a cui dobbiamo porre maggiore attenzione? Fondamentale è l'autoesame della cute, quindi è una procedura molto semplice che ci consente di verificare attentamente se un neo ha dimensioni, forma o consistenza o anche colore differente rispetto alla volta precedente. Quindi il consiglio che vi do è di osservarci tutti noi attentamente guardandoci allo specchio, dalla testa ai piedi, andando ad esaminare anche la spalla, il cuoio capelluto, anche il solco fra le natiche, i genitali, la pianta del piede, tutte queste sedi un po', diciamo, difficili per noi specialisti da andare, insomma, a studiare. Nell'età adulta chiunque poi dovrà sottoporsi perlomeno una volta nella vita ad un controllo specialistico con l'esame dermatoscopico dei neri, e sarà poi lo specialista a valutare caso per caso la necessità di effettuare degli approfondimenti o di sottoporre con maggiore frequenza al controllo dei neri il paziente stesso. Quindi, dottoressa, nel caso in cui, come lei ci ha consigliato di fare, nell'osservare il nostro corpo, dovessimo renderci conto di avere delle lesioni sospette per melanoma, cosa dobbiamo fare? Qualunque lesione sospetta deve essere trattata chirurgicamente con un intervento che ci consente di ottenere una diagnosi istologica sulla base della quale poi andremo a stabilire quello che è il prosieguo delle cure. È fondamentale rivolgersi a dei centri di riferimento che siano riconosciuti non soltanto a livello regionale ma anche a livello nazionale, che sappiano come trattare, come curare questa patologia e che si attengano in maniera scrupolosa a quelle che sono le linee guida nazionali ormai, diciamo, riconosciute e condivise in tutto il territorio. Dottoressa, lei è un specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Qual è quindi il suo ruolo, quello del chirurgo plastico, quando si tratta di melanoma, quindi nella cura del melanoma? Diciamo che sicuramente nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad uno sviluppo molto grande nel campo dell'oncologia medica per il trattamento soprattutto delle forme più avanzate, quelle metastatiche di melanoma. In realtà però ancora oggi l'approccio chirurgico è fondamentale per poter ottenere un buon controllo della malattia, e questo a partire già dalle fasi iniziali, quindi della biopsia escisionale della lesione dubbia, fino ad arrivare poi alla biopsia del linfonodo sentinella e nei casi necessari anche allo svuotamento linfonodale che noi effettuiamo presso la chirurgia plastica del Policlinico diretta dal professor Giudice, presso cui io lavoro, con particolare riguardo ai vasi linfatici
che sono responsabili, diciamo, il cui danneggiamento è responsabile dell'insorgenza di una complicanza comunibile che è l'infedema. E quindi in quest'ottica il nostro approccio chirurgico è appunto finalizzato non soltanto a trattare la patologia, ma anche a prevenire o a trattare l'infedema. Dottoressa, siamo in prossimità dell'estate, ci vuole dare qualche consiglio per vivere un'estate in tranquillità, in serenità, in sicurezza? Sicuramente dobbiamo esporci al sole, ma dobbiamo farlo in maniera corretta, quindi evitiamo di questo indipendentemente dal nostro prototipo. Quindi evitiamo di esporci negli orari centrali della giornata, quindi evitiamo l'esposizione dalle 12 alle 16. Utilizziamo sempre delle protezioni solari che siano adeguate al nostro prototipo e che evitando soprattutto di scottarci. E soprattutto questo è obbligatorio nei bambini che devono essere protetti in maniera ancora più accurata rispetto agli adulti dal sole, per esempio utilizzando dei cappellini, delle magliette e degli occhiali da sole. E questo ovviamente è valido non soltanto quando l'esposizione avviene al mare, ma anche in montagna, perché parimenti a quanto avviene nel mare, comunque rischiamo di scottarci e di crearci dei danni alla cute che possono essere anche molto gravi. Io, dottoressa, la ringrazio molto per il contributo che lei oggi ha dato alla nostra trasmissione. Arrivederci, dottoressa. E Grazie, grazie a voi, arrivederci. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.